Prato ha fatto l'unplan e si appresta a ricevere più di 19 milioni di euro frutto del PNRR. Sono stati infatti finanziati tutti i 23 progetti presentati dal Comune al bando Rigenerazione Urbana del Ministero dell'Interno, per un totale appunto di oltre 19 milioni di euro che arriveranno nella nostra città. Si tratta, come spiega l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis, solo della prima tranche dei soldi UE. Da luglio la città ha presentato al Pecci proprio il suo documento di posizionamento strategico Next Generation Prato, in cui sono contenuti tantissimi progetti, molti dei quali stanno andando avanti, e in quel caso chiaramente sono dei progetti che non riguarderanno direttamente l'amministrazione pubblica ma la città più nell'insieme, che quindi impatteranno in termini sociali, economici e sulle nostre imprese. Un risultato che apre nel migliore dei modi il nuovo anno, permettendo di finanziare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza progetti che afferiscono a 11 diversi interventi, gran parte dei quali decisi e programmati nell'ambito del piano triennale delle opere pubbliche votato dal Consiglio Comunale nella variazione di luglio. Che ci venissero finanziati tutti non era detto, e questa è una bellissima notizia per la città. Entro il 31/12/2026 vanno rendicontati. Nel frattempo il Comune di Prato ha intercettato altre risorse, altri bandi, e ha delle risorse ordinarie da spendere. Dei 19 milioni stanziati per Prato, poco più di 6 sono destinati ai centri culturali, ex Conservatorio di Santa Caterina, per il progetto Manifatture Digitali Cinema, Officina Giovani, Centro Pecci, con la realizzazione della residenza per artisti, e Gualchiera di Coiano. Altri 3,7 milioni saranno investiti per la riqualificazione degli spazi verdi delle scuole, mentre 3,6 milioni sono destinati all'impiantistica sportiva. Infine 3 milioni e mezzo saranno investiti in mobilità sostenibile e 2 milioni per la riqualificazione del complesso di Via Roma 101.